one, two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. Chicken, chicken one, two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. Una mamma troppo impegnata. Ah, devo andare! Sono terribilmente in ritardo! Mamma, hai dimenticato il trucco! Cara, il trucco! Perché mi seguite? Ce l'avete forse con me? Non ti stiamo seguendo, mamma! Hai lasciato a casa le ciglia finte! Davvero? Hai dimenticato quella destra? Caspita, avete ragione! Eccole qui, mamma! E qui c'è il gel adesivo! Adesso sono a posto, grazie mille! Ah, dimenticavo! Al supermarket ci sono i saldi, fate un salto a scegliervi qualcosa! Ricordatevelo! Come sono belli gli occhi di mamma! Sono d'accordo, ma anche tu hai dei bellissimi occhi, Ero. Davvero? Che ne dici, papà? Io come sto con le ciglia finte? Ah. Oh, sei bello, proprio bello! Adesso prova anche papà! Che ti succede? Papà pensa che sia meglio fare tesoro dei suoi pochi capelli piuttosto che avere begli occhi e rimanere del tutto calvo. Capisco. È veramente una strana famiglia. Benvenuti. Entrate, prego. Allora prendo questo. Questo. Sì, è una bella svendita, è totalmente conveniente. È sempre meglio approfittarne, sono 400 yen, signora. E le auguro una buona giornata e grazie per averci scelto. Ecco qui, ho proprio fatto un affare. Hai ragione, ci sono degli ottimi sconti, in tutto sono 26 yen. Acci picchia, è davvero poco! Caspita, ho fatto provviste per i prossimi 10 anni. Sì, hai fatto bene a fare scorta, fanno 260 yen. Anche papà ha fatto shopping, delle belle soddisfazioni. Evviva! Oggi facciamo fatto grandi affari. Capo, faccio solo cassa ai miei familiari. Abbiamo fatto grandi affari. Ti dico che sta lavorando a maglia. Ma secondo te cosa fa? A me sembra un berretto. Sì, un berretto. Wow. Sì, una coppia di berretti. Sì, due berretti uguali. Sono così curioso, papà. Anch'io sono curioso. Ed ecco i vostri regali. Wow. Ecco qui, apritevi. Sì. Ehi, questo cappello mi sembra un po' strano. Anche il mio è strano. Ma che cosa state facendo? Non sono dei cappelli. Eh? Guardate bene. Ehi, è una tazza. Sì, è una tazza per il succo di frutta appena spremuto. Wow. Ne voglio anch'io. Sei insuperabile. Il succo di frutta in una tazza va da maglia. Se d'inverno vanno in letargo e le persone invece no? Perché le persone la mattina si devono alzare dal letto per andare al lavoro o a scuola. Ah, è vero, le persone non possono stare a letto addormentate per periodi così lunghi come gli orsi. Ah, sì? Su, forza, dormiamo adesso che mamma domattina si alza anch'io presto. Anch'io adesso voglio dormire. Buonanotte. Mamma, è già mattina. Non lo so, amore, non credo. Quando sarà giorno te ne accorgerai. È vero, dormiamo ancora un po'. Va bene. Mamma, è ora di alzarsi? No, è presto. Quando sarà ora di alzarsi te ne accorgerai. Capisco. Ero, lo vedi che i tuoi occhi si aprono quando è giorno? Oh, è ora di alzarsi, mi devo preparare. Ho una strana sensazione, come se avessi dormito 3 giorni. Questa è solo una tua sensazione? Infatti, noi non siamo orsi, non potremmo mai dormire per 3 giorni di seguito. È vero, mamma, noi non siamo orsi, ma guardate fuori. Il nonno del nonno. E questo spiega come gli uomini si siano evoluti e abbiano l'aspetto che noi vediamo. Va bene, per oggi è tutto. A domani!
Acci picchia, gli uomini esistono da un sacco di tempo. Ma certamente, Ero, non sei mica sbucato all'improvviso da non so dove. Tutti abbiamo un padre e una madre. Ci sono! Mamma e papà si annoiavano e hanno chiesto alla cicogna un regalino. Che tonto! Non è andata così, anche tua mamma e tuo papà discendono dalla loro mamma e dal loro papà. Cosa? Mamma e papà discendono da mamma e papà. Ma che pensi? Ascoltami bene, tuo padre è venuto al mondo grazie a tua nonna e a tuo nonno paterni. Esatto, è andata proprio così. E tua madre è nata da tuo nonno e da tua nonna materni. Quindi sono stati la nonna e il nonno che hanno dato alla luce mio papà e la nonna e il nonno che hanno fatto nascere la mamma ad avere generato me. Ma che dici? Ho sbagliato. Ascolta, Ero, tu sei nato da tuo padre che è stato generato da tuo nonno paterno e da tua nonna paterna e da tua madre che è venuta al mondo grazie ai tuoi nonni materni. Ora hai capito? Adesso ci sono! Papà con nonno che ha generato la mamma di papà e la nonna e il nonno materno, la mamma e la nonna paterna e hanno chiamato la... Non così! Ho sbagliato ancora! Allora, ci sono papà, il papà di mamma e la mamma, ma non so proprio da dove vengono papà e la mamma di papà. Ecco, dunque... Fermati. Vedi, la mamma ora è occupata a preparare la cena. Perché non vai a parlare di queste cose senza senso con tuo padre? E dov'è papà? Probabilmente fuori a guardare le stelle. Allora vado, a dopo. Papà, posso chiederti una cosa? Eh? Che cosa c'è, figliolo? Ecco, papà, da chi sei nato tu? Dunque, papà è nato dalla mamma e dal papà di papà. E che mi dici del papà di papà? Dalla mamma e dal papà di papà di papà. E che mi dici del papà del papà di papà? Dalla mamma e dal papà del papà del papà del papà. E che mi dici del papà del papà del papà del papà di papà? Dalla mamma e dal papà dal papà del papà dal papà del papà di papà. E che... Ero! Sì? Fermiamoci qui. Va bene, scusa. Papà. Dimmi. Ma allora tu sai da dove proviene il primo papà? Allora, da dove? Non lo sai? Allora! Sì, vediamo. Probabilmente dal sottosuolo. O forse in origine era un dinosauro. Oh, sì. Ai. Così. Eppure è stato creato da uno scienziato pazzo. Sono pronto. Beh, qualcosa del genere. Già, qualcosa del genere. Secondo me sbagliano entrambi. Ci sono davvero tante stelle stasera. Sì, tante, tante piccole stelle luminose. È vero. Ma anche se sembrano così minuscole, in realtà sono grandissime. Davvero? Siamo in un bel guaio! Papà! Un bel guaio? Che c'è? Guarda lassù, è una stella cadente! Ah, una stella cadente! Papà, non startevi lì impalato! Alzati, fa qualcosa! Prima non hai forse detto che le stelle in realtà sono gigantesche? O non ricordi? È vero, le persone non possono Prova stare a immaginare se quella stella cadente dovesse precipitare! Anche se sembra piccola, quella stella in realtà è grandissima, è enorme! Hai ragione, figliolo! Presto! Dobbiamo fuggire subito! Oh no! Dobbiamo avvertire subito la mamma! Facciamo in fretta! Ginnastica con la radio. Dai, vai, forza, corri, così. Ecco, ancora. Ero, sei negato per i videogiochi. Ok, provo ancora. Ascolta, sarebbe meglio smettere. Ero, vuoi dar retta a tuo padre? Devi mamma. Smetterla con quel gioco, stai diventando gobbo e grasso a causa dei tuoi giochini. È solo mancanza di attività sportiva. È vero, allora da domani farai una sessione di ginnastica con la radio. Ginnastica con la radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ehi, la radio non fa ginnastica con te come se fosse un allenatore in carne e ossa. Devi solo mettere in pratica gli esercizi che vengono descritti. Mamma ha ragione, Ero. Fai gli esercizi della radio. Anche tu ne hai bisogno, papà. Cosa? Anch'io? Certo, guarda come sei ingrassato da quando te ne stai a ciondolare in casa. In effetti, un pochettino. Ora che avete deciso tutte e due, andate a letto per tempo. Domani mattina vi dovrete alzare presto. Signor sì. Forza, alzati! È l'ora degli esercizi! Sì, papà! Gli esercizi con la radio! Allora, sei pronto, Ero? Sì, devo solo seguire quel che dice la radio. Ho capito bene, papà! Hai capito bene. Accendiamo. Sta iniziando! Sì! Innanzitutto vi auguro una buona giornata! Buona giornata anche a lei! Ora vi trasmettiamo la cronaca di una rapina. Una rapina! Papà ha parlato di una rapina! Shh, tu pensa solo a seguire gli esercizi alla radio. D'accordo, papà. Il rapinatore è entrato attraverso una finestra e ha aggredito i due inquilini. Preso! Non è così facile, sai. Papà, ho solo fatto quello che diceva la radio. Ah, hai ragione. E però l'hanno lanciato in aria. Pur cercando di recuperarlo, hanno rinunciato perché in fondo si trattava di un rapinatore. Aia! Quindi l'hanno immobilizzato, legato in modo sicuro, e il signor Camilla l'ha catturato. Papà, chi è il signor Camilla? Non lo so proprio, tu segui solo la radio. E ora veniamo alla moda balneare. Moda balneare? Costume da bagno! Costume papà, da bagno! Papà, aspettami! Ero! Molte belle donne sono coinvolte in questa competizione. Ancheggiano nei loro bei corpi, mentre la folla applaude la loro bellezza. Infine la signora Camilla viene scelta come vincitrice per il costume dell'anno. Chi è la signora Camilla? Non ti preoccupare, tu segui solo la radio. E ora parliamo di tartarughe marine. Tartarughe marine? La tartaruga marina si avvicina lentamente dal mare alla spiaggia. Quindi, dopo aver scavato una buca, con molta sofferenza vi depone le uova. Le uova! Ecco. Il reportage sulle tartarughe di mare è dell'inviato Camilla. Di nuovo questo Camilla. Non ci pensare, figliolo, non ci pensare. Il prossimo tema riguarda la maratona. È stata organizzata una maratona cittadina e fin da subito la corsa è stata ad altissimi livelli tra i concorrenti, che fino all'ultimo chilometro hanno lottato in modo molto sofferto per ottenere il primo premio. Una dura lotta! Siamo vicino al traguardo finale! Chi vuole vincere il primo premio deve combattere fino allo stremo delle forze! I due antagonisti senza concessione arrivano al traguardo! Basta! Wow, è stato grandioso! Veramente una gara impressionante! La folla si accalca intorno al vincitore! Ma chi sarà? Sarà per caso Camilla? Esatto! Questa è la fine delle notizie del mattino! Ora vi trasmettiamo il programma di ginnastica! Papà, gli esercizi di ginnastica stanno iniziando adesso! Cosa? Ma allora quello era proprio il radiogiornale! Adesso si ricomincia! Vorrei fare la mamma. Cosa voglio fare da grande? Veramente ancora non ci ho pensato. Cosa sarebbe bello fare? Penso che forse farei l'infermiera. L'infermiera? Adesso vi misuro la febbre, ok? E tu cosa potresti fare, Ara? Io diventerò un dottore. Bene, bene. Io non vorrei essere visitato da un dottore del genere. E tu, Mucca Mucca? Io? E io voglio diventare un bravo comico. Allora, sapete qual è il colmo per uno squalo? Essere squalificato! Ehi, perché non ridete? Secondo me non fa per te. Cosa? E tu, Ero? Svegliati, Ero! Ma come fai a dormire così tanto? Oh, cosa ci fate tutti qui? Ecco, noi stavamo parlando di cosa vorremmo fare una volta cresciuti. Ero, tu cosa pensi che diventerai da grande? Beh, io mi piacerebbe...
Cosa? Ciao ragazzi, come va? Guardate come sono cresciuta! Ma non capisci? Cosa sogni di diventare in futuro? I tuoi sogni? Non sto parlando dei sogni che fai mentre dormi! Cosa vorresti fare quando sarai un adulto? Da grande mi piacerebbe fare la mamma! Sta dicendo ancora cose senza senso! La mamma, hai detto? Vorresti assomigliare alla tua? Sì, esatto! E cosa faresti a quel punto? Mi sveglierei al mattino presto, farei il bucato, preparerei la colazione, andrai al lavoro e poi... Oh, ho avuto una grande idea! Cosa? A cosa stai pensando? Sì, farò così! Cosa? È un segreto! Che cosa? Vuoi davvero fare la mamma? Perché? Non va bene! Non è così semplice fare la mamma. Beh, ma io voglio farlo lo stesso. Allora non c'è altra scelta, devi renderti conto della difficoltà. Perciò per un giorno invertiremo i ruoli nella nostra famiglia. Io sarò te mentre tu farai la mamma. Pabu Pabu farà il papà e quindi papà prenderà il posto di Pabu Pabu. Sì, che bello, facciamolo! Io non sono molto d'accordo. Mamma, ho fame, ho fame. Pabu! Ho fame. Pabu! Ancora un attimo, quasi finito! Ecco, è pronto! Allora, bambini, era buono? Davvero squisito! Tesoro, che ne dici di portare Pabu Pabu a fare una passeggiata nel parco? Pabu! 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 Pabu Pabu, vai a fare un bel giretto con papà! Pabu! Mi raccomando, state attenti! Wow! Bene, Ero, basta guardare la TV, vai a studiare! La mamma deve guardare il telegiornale del mattino! Il cantante Uta Uta e l'attore Nari hanno deciso che si sposeranno entro l'anno. Hanno dato il lieto annuncio ieri sera. Le loro parole sono state: ci amiamo tanto e vorremmo tanto avere una famiglia. Noi gli auguriamo tanta felicità, anche perché di soldi ne hanno già tanti. Passiamo alla prossima notizia. Buongiorno, signora. Come sta? Per caso mio marito vi ha infastidito quando è venuto a trovarvi l'altro giorno? La ringrazio molto per la sua generosa ospitalità. Oh, ma sta andando a fare la spesa dal droghiere? Ho visto che la pescheria all'angolo vende due fette di salmone al prezzo di una. Che ne dice se ci andiamo subito? Ci vediamo! Prendo questo. Oh, maestra Nico Nico! Le sono davvero riconoscente per quello che fa per mio figlio. Oggi offre la casa come ringraziamento per la sua gentilezza. Lasci stare, tutto a posto, non si preoccupi, pago io. Sul serio? Sì, oggi pago io. E cosa diavolo sta facendo qui? Sono davvero spiacente, farò in modo che non si ripeta più. Bene, lo spero. Mi dispiace tanto, non credevo che fare la mamma fosse così difficile. C'è molto da imparare. Adesso hai capito? È stata una gran bella lezione, però mi chiedo che fine abbiano fatto papà e Pabu Pabu. Non sono ancora tornati. Ragazzino, se ti sei perso, dillo pure chiaramente. Non far finta di non saper parlare. Pabu, Pabu. Pabu.